Salve, io sono l'insegnante di lingua italiana alla Dante Alighieri. E, niente, Che cosa è per te l'inclusione? L'inclusione per me è tutto ciò che nella vita, come pure nella carriera nostra, nella nostra professione, ci mettiamo in discussione. Proprio per migliorare sempre più il nostro lavoro e anche il modo di essere. Ti ha aiutato il progetto? Moltissimo. Moltissimo perché ci ha dato molti spunti pratici e concreti su come operare l'inclusione e diciamo nella scuola, quindi con i bambini. Sono Anna Ippone, l'insegnante di italiano della scuola primaria di La Dante Alighieri italiana. Brava. Che cosa significa per te l'inclusione? Ti ha chiarito le idee, il progetto? Sì, io veramente pensavo di sapere cosa fosse l'inclusione, invece con questo corso sono riuscita a capire il vero significato. Per me l'inclusione significa mettersi in gioco ad ogni livello della nostra carriera, non solo nel lavoro ma anche nella vita. Significa soprattutto abbandonarsi ai pregiudizi che ognuno di noi pensa di avere, ma in realtà condizionano tutte le nostre scelte, sia a livello scolastico ma anche nella vita. Grazie. Vai. Buongiorno signor Di Russo, che ne pensa dell'inclusione? Che cosa ha capito di questo argomento? Guardi, non mi sono mai posto il problema dell'inclusione, fino a quando nella scuola la mia bambina ha partecipato al progetto Red Bull. L'ho vista lavorare, sorridere, ho capito che l'inclusione è una necessità sociale. Grazie. Bene. Thanks to Red Bull Communist Project, we had a great experience about inclusion. We felt included in Greece among people completely different from us, and we shared this experience in our class and in our families. My mistakes make me unique. That's what inclusion is for me. Inclusion doesn't mean to make a big effort to try to look like to the others. It means to feel part of a community being myself. Mi sono sentita particolarmente sensibilizzata al tema dell'inclusione già quando mia figlia ha iniziato il suo percorso scolastico a tutti i livelli, ma in particolare negli ultimi 3 anni nel percorso della scuola media e più specificamente ancora quando a settembre ha avuto la fortuna di partecipare ad una tappa del percorso del Comenius, in particolare a Zambia, in Grecia. Sia qui nella nostra realtà locale che in questa esperienza è stata veramente considerata una tra tanti, ma comunque nella sua specificità. E c'è sempre stata la massima attenzione da parte di coloro che hanno curato la sua crescita scolastica e non di rispettare la sua sensibilità, le sue emozioni, ma non soltanto nei suoi confronti, quanto proprio in generale. Sentire una figlia che torna a casa serena e felice vuol dire che ha partecipato alle attività scolastiche in maniera proficua, ma soprattutto proficua per il suo io, in quanto si è sentita realizzata la finisce qua perché non dobbiamo. Red Bull Inclusion is our goal.